ragazzi, bentornati su un nuovo video del canale di Wrap Lab. Oggi siamo qui con un'altra grafica stampata. È un'auto che per chi ci segue da molto tempo avrà già visto. È l'auto di Ale Karak, vi lasciamo qui sotto il suo profilo Instagram. Quest'auto era già stata rivestita da noi, avevamo fatto una grafica un po' particolare. Avevamo tagliato a metà l'auto, abbiamo lasciato la parte di destra del guidatore bianca, la parte di sinistra era stata rivestita con una pellicola nero opaca e il tutto separato da una fascia rossa. La macchina è stata molto apprezzata, nel tempo ho avuto qualche problema con eventi atmosferici, ha dovuto ripristinare tutta l'auto e oggi siamo qui per ripristinare la parte che era wrappata in nero opaco con una grafica completamente stampata. Quindi ragazzi, vi abbiamo evitato la parte un po' più noiosa, quindi abbiamo già wrappato il tetto in nero opaco. Io direi sigla e poi ci rivediamo a inizio lavori. Come avete visto dalle immagini ragazzi, abbiamo eseguito tutto il processo di realizzazione della grafica e della stampa, quindi ora è giunto il momento di andare a posizionare la nostra pellicola. Non abbiamo grossi vincoli se non il fatto che sulla parte del cofano dovremo arrivare con il grigio in modo tale da riprendere poi la grafica. Quindi senza cemento! Cemento quello. No, non è cemento. Sembra cemento. Con il cemento che è vicino al cofano in modo tale da riprendere senza giunte strane e il nostro numero che deve essere orizzontale. Quindi la pellicola è stata posizionata. Ovviamente dovremo stendere tutta la fiancata in un pezzo unico e nulla, partiamo. Ragazzi, come potete vedere abbiamo installato tutta la parte della fiancata che andava praticamente da faro a faro. Abbiamo iniziato a rimuovere le parti in eccesso, adesso stiamo facendo tutte le rifiniture. Una volta ultimato passeremo con l'installazione dei due mezzi paraurti, perché l'auto, come vi ricordo, è tagliata completamente metà metà. Una volta fatto questo installeremo le ultime due parti che sono cofano e baule e avremo l'auto completa di nuovo. Sabato mattina ragazzi, come avete visto le immagini di ieri, siamo riusciti a posare tutta la fiancata e il paraurti anteriore. Possiamo vedere come la giunzione tra le due parti è precisissima al millimetro, quindi neanche se lo cercavamo così preciso usciva. Ma è andata molto bene, stessa cosa questa mattina andremo a farla sul cofano. Metà cofano che appunto andremo a giuntare, come dicevamo ieri, con la parte grigia del parafango, in modo tale da non avere troppe parti complesse da andare a riprendere, visto che comunque essendoci questa piega molto definita sul cofano il rischio di andare a deformare quella che è la grafica è molto alto. Piccola chicca che spoileriamo, che non so se vi è già stata detta: la striscia divisoria che appunto dividerà la parte bianca dalla parte con la grafica, abbiamo deciso, o meglio stiamo pensando, che andremo a farla con del rosso cromo. Rosso cromo perché? Non a caso, ovviamente, perché la grafica è opaca e questo rosso sicuramente andrà a staccare veramente tanto, quindi farlo un po' diverso, non un rosso classico pastello, non un nero lucido, ma rosso cromo appunto perché andremo a richiamare quelli che sono i coprimozzi. Questi è un coprimozzo, questo Antonio cosa dice? Quadro. No, questo qui cosa, come si chiama? Coprimozzo. Comunque il fatto che quello è rosso cromo, appunto il richiamo ci è sembrato una cosa più che doverosa. Quindi ciancia le bande, buttiamo giù il cofano.
Ci eravamo lasciati, ragazzi, con l'applicazione della prima striscia centrale rosso cromo, che va a dividere la parte bianca dalla parte della grafica stampata. Nelle ore successive siamo andati a completare quella che è la grafica, quindi la striscia sia sul paraurti anteriore, sia sul baule, sia sul paraurti posteriore. Dopodiché siamo andati, come sempre, a rimontare il tutto. Come vedete, le maniglie hanno un richiamo della grafica stampata. Abbiamo rimontato gli specchi e direi che la macchina è finita nella sua totalità. Io ora vi lascio alle nostre super cinematiche dal nostro Marco e voi, mi raccomando, fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ragazzi, altra auto consegnata, cliente contentissimo del risultato finale. L'auto dal vivo era come i render che erano stati inviati, quindi il cliente era super contento della precisione del lavoro finale. Ora non vi resta che continuare a seguirci, iscrivetevi al canale, rimanete connessi anche a Instagram perché a breve usciranno i post dell'auto, quindi potrete vedere l'auto nel dettaglio. Ora, piccolo spoiler, rimanete connessi anche al canale YouTube perché a breve usciranno i video dell'auto di Maganelli e uscirà anche successivamente il video della Supra di Arab. Quindi non perdetevi nulla, scrivete nei commenti cosa ne pensate dell'auto che abbiamo appena consegnato e mi raccomando, al prossimo video.